Ciao ragazzi, eccoci qua, riprendiamo con le nuove Wine Academy di vino.com. Oggi vi porto con me in Sicilia. Andremo a scoprire Trevitini, Chiaricante, Grillo e Zibibbo, tutte le annate 2020. Andremo a scoprire le differenti caratteristiche e le impronte stilistiche di ogni vitigno. Il primo vino è Inessa, Terre Siciliane Chiaricante IGT 2020. Bellissimo il colore, luminoso, attira la luce, un giallo paglierino denso e compatto. Annaso tutte le espressioni del vitigno, gli agrumi, in questo caso cedro con pelmo perché 2020 è un'annata piacevole, equilibrata. Poi tira fuori quello che è la parte selvatica e il timbro aromatico di questo vitigno, queste note di alloro, di salvia, molto eucalipto, queste note anche un po' piccanti. Al bocca il caricante è una lama, è una freccia, quindi verticale, teso in bocca, richiamo di questi agrumi, la parte salina che ne fa da padrona, con questa buona freschezza che sorregge la densità e questo ritorno di agrumi e di erba aromatica, un vino profondo, di grande beva, un vino anche longevo nel tempo. Passiamo al grillo, in questo caso Licciuri, un grillo 2000 e 20 DOC Sicilia. Ecco, il grillo andiamo a giocare un po' più sui profumi marcati, sulla densità, lo vedete anche dallo spessore, dal colore più marcato, un giallo paglierino intenso di grande compattezza. Ecco, il naso viene fuori più quello che è la parte a frutta polpa gialla, qui abbiamo un lampone, una pesca, quindi abbiamo la densità, la compattezza del frutto. Ecco questa la differenza. Caricante, la parte più agrumata, più tesa e più verticale. Il grillo abbiamo più densità, abbiamo più ampiezza sia nei profumi che nel palato. Torniamo noi, pesca, lampone, questo tocco di camomilla con questo finale che ricorda tantissimo la maggiorana. In bocca viene fuori lo spessore del grillo, quindi un vino che entra pieno di ampiezza, dove abbiamo un rapporto fresco e sapido. Diciamo, il grillo ha un'impostazione meno salina rispetto al caricante, ma ha un'impostazione più di densità e più fresca, sempre di grande profondità, con il tono di questi frutti a polpa gialla ben marcati. Terminiamo con Taif, uno Zibibbo Terre Siciliane, sempre 2020. Ecco, diciamo, lo Zibibbo abbiamo un misto di tutti e due, la parte di densità e di spessore sia di bocca che di naso, con la parte anche selvatica e tesa. Densissimo il bicchiere, bellissimo il colore giallo oro quasi, paglierino barro oro, di grande luminosità. Il naso è proprio tutto quello che è il suo timbro aromatico, queste note di scorzette, di agrumi, in questo caso di clementine, arriva la parte della polpa gialla, in questo caso mi ricorda un mango. Poi cosa abbiamo? La stessa, la parte fresca e balsamica, con questo timbro aromatico che ricorda il rosmarino e la menta. In bocca abbiamo tutto e due, tensione e espansione, quindi un vino che ti arriva e si espande subito, richiamando la densità, richiamo la macchia mediterranea, questa parte fresca, ed è sia salino che fresco, c'è questa parte di cappero che esprime con questa grandissima freschezza, un vino di grande profondità. Quindi tre grandi vitigni bianchi siciliani, caricante, tensione, verticalità, parte di agrumi e parte salina. Il grillo, con la sua spessore, la sua densità, la sua ampiezza, dove imposta più sui frutti e polpa gialla, la freschezza con una parte un po' più sapida, quindi meno salina. Lo Zibibbo, che è un mix di tutte e due, densità, sale, tensione, ampiezza e grande personalità. Tre vitigni per una grande regione. Ciao ragazzi, alla prossima!